siamo qui in strada verso Palermo e io e Lia chiacchierando ci siamo chiesti e pensieri che vogliamo condividere con voi, appunto sempre legati al crowdfunding. Tra 2 chilometri tieni la sinistra. Ecco, tra 2 chilometri tieni la sinistra. 932. Adesso dice tutto. La batteria è scarica. Intanto si deve andare per 95 km avanti. La domanda è: quando è il momento giusto per ricorrere al crowdfunding? Quali sono le condizioni che ci portano a usare il crowdfunding? Quali altre alternative ci sono e perché prima di adottare il crowdfunding non ho provato le altre alternative, oppure le ho provate e cosa ne è risultato? Perché ho scelto il crowdfunding? Nel nostro caso, Lia? No, nel nostro caso noi avevamo delle necessità particolari per cui era difficile. 800 metri, tieni la sinistra. A19 e 932 in direzione Palermo. Ecco. Per cui era difficile che fossero soddisfatte, diciamo, da un normale tieni rapporto. Ma come fai a tenere la sinistra? Siamo in una galleria. Si vede che non è aggiornato. Insomma, che normalmente con un editore sarebbe stato difficile riuscire a gestire, insomma, a soddisfare più che a gestire. Perché appunto affidandosi a un editore c'è un percorso più o meno obbligato che è quello lì standard, no? Mentre chiaramente con crowdfunding sei più indipendente e puoi fare delle cose che magari dipendono più da te, appunto. Quindi questo si lega moltissimo al discorso quando fare un crowdfunding. Non è soltanto una questione di mi servono soldi, devo fare il mio librino e quindi faccio crowdfunding, perché alla fine se sei per esempio un autore emergente potrebbe anche darsi che, e magari solo, cioè sei solo a fare il tuo progetto, magari piuttosto che crowdfunding invece può essere utile un editore che ti faccia, che ti posso dire, l'editing del libro per esempio, la distribuzione e tutta una serie di cose che gestire da soli poi è piuttosto cazzuta come cosa. Per 108 km. Sì. Ora attualmente nel mercato italiano la situazione degli editori è un po' particolare, un po' delicata. Però questa delicatezza noi la percepiamo molto fortemente, perché anche tanto che lavoriamo con editori, magari uno che esce col suo primo libro la sente meno, cioè. Sì, però allora ci sono due percezioni di tipo diverso. Noi percepiamo una debolezza di mercato dal punto di vista degli editori, perché abbiamo vissuto un'epoca circa 8-10 anni fa in cui il mercato era più solido, più strutturato a quel punto di vista. Però i giovani disegnatori, molto più giovani disegnatori, magari non percepiscono la debolezza dal punto di vista dell'editore, però percepiscono l'assoluta vibrazione energetica, diciamo così, del mercato indipendente. Cioè non serve arrivare a pensare che ci sono pochi editori con cui vale la pena lavorare, basta anche solamente, se si è giovani, pensare alle miliardi di possibilità che ormai si stanno evolvendo con questa evoluzione delle piattaforme online, che siano crowdfunding, Patreon o anche solo una pubblicazione indipendente tipo un webcomic, eccetera. Le possibilità, la libertà creativa sono infinite, moltiplicate. Sì. C'è da sottolineare sempre una cosa: se si è giovani e soprattutto se si è autodidatti, la totale libertà tante volte non è un'arma a nostro favore. Cioè, sì, è un'arma a doppio taglio. Può essere anche un'arma a nostro sfavore, cioè l'autodidattismo e il fatto di essere giovani magari non ti dà quell'esperienza professionale tale da poter essere professionalmente solido nella produzione del tuo lavoro. È vero che ci sono vari standard di lavori, ed è vero anche che un giovane disegnatore, anche se autodidatta e anche se non all'apice della sua tecnica, ha tutto il diritto e anzi ha tutta la voglia di porsi nei confronti di un lavoro indipendente per riuscire a crescere e diventare sempre migliore. Io
quello che dico io è, ha un'accezione un po' triste, fra virgolette, del fatto che mancano delle figure di riferimento, figure editoriali di riferimento che possano effettivamente cogliere questi giovani ragazzi e farli crescere inserendoli in un binario di esperienza che abbia dei paletti e delle regole belle solide. Cioè, qual è il rischio per questi ragazzi giovani che intraprendono questa carriera magari a livello indipendente? Che magari possono arrivare anche a un punto interessante del loro percorso e della loro visibilità, ma il punto non è essere visibili per un tot di periodo, il punto è fare di questo lavoro, di questo hobby, di questa passione, un lavoro che ti porti a vivere un'intera vita di questa professione. Io posso essere anche famoso 1, 2, 3 anni, ma se poi la mia tecnica, fra virgolette, povera o limitata, non mi permette di evolvere come artista, rischio anche di scomparire da un mercato che non ha delle regole e sulle quali non regole non posso appoggiare una mia sicurezza professionale. Sì, anche su questo argomento si potrebbe fare una tesi di laurea, cioè adesso vado a farmi una tesi di laurea. No, a parte gli scherzi, è veramente un discorso controverso e complesso. Sì, tutto questo crowdfunding si inserisce come possibilità effettivamente per misurare se stessi a vari livelli. Io e Linda, quando l'altro anno abbiamo chiesto 44.000 euro per Lumina, 44.000 euro che abbiamo giustificato per filo e per segno e tra l'altro abbiamo anche reinvestito in modo chiaro, cioè, tutti i lettori possono vedere il prodotto del nostro investimento, insomma, e l'abbiamo sempre spiegato, ma io e Linda abbiamo chiesto 44.000 euro perché avevamo un target di produzione di un certo livello, dovuto anche a una certa esperienza. In mente un tipo preciso di prodotto. Certo, non è detto che tutti i crowdfunding debbano essere ad altissimo profilo. In base all'esperienza di ognuno, ripetiamo, ci sono anche giovanissimi autori che si meritano di essere pubblicati, ma che non avendo esperienza, molta esperienza, e che magari avendo un target di pubblicazione un po' più basso rispetto a un Lumina o un'altra cosa, possono chiedere, possono costruire una campagna crowdfunding attorno a una cifra molto minore. Sì, certo. E quindi il crowdfunding è la possibilità per anche questi giovani di avere quel minimo di finanziamento per realizzare la propria idea e misurarsi, sì, con la realizzazione deve della essere propria appunto idea. Secondo me la parola chiave è coscienza, nel senso, prima di fare qualsiasi cosa l'importante è informarsi bene su tutte le possibilità che si possono avere, perché veramente se poi uno lotta per l'indipendenza e poi non sa gestirla è un casino, viceversa se uno cade nella rete di un particolare editore che è un po', che ne so, approfittone, gli dà pochissimo, oppure a volte non pagano, alcune leggende di editori che magari non ti pagano, sono eccetera. Non sono tutti così, ovviamente, ma qualcuno c'è. Non sono leggende, ok? Io sono sempre stata pagata. Sì, però io per sono l'illustrazione stata per bambini, non per fumetti. Comunque appunto magari cade nella rete di uno di questi che si approfitta un po' e magari vede il suo lavoro che ha durato fatica a fare, magari tramontare in un batter d'occhio perché non gli viene pubblicizzato, non viene distribuito, gli viene dato pochissimo spazio di visibilità. Sì, e anche pochi soldi magari proprio, no? Come pagamento, come retribuzione giusta. E quindi magari, diciamo, rimane un po' fregato. Insomma, bisogna un attimino capire se dai il tuo lavoro a un editore, chi è questo editore, se fa il caso tuo e tutto quanto, e se invece decidi di, perché hai delle idee particolari e un certo tipo di ragionamento tuo ti porta a voler l'indipendenza, devi anche appunto sapertela gestire. Ci sono già giovanissimi che si gestiscono tranquillamente le loro produzioni, autoproduzioni, no? Addirittura proprio senza nemmeno crowdfunding, proprio autoproduzioni, e se la gestiscono con bene. Però bisogna essere
siamo scelti, che è faticoso e molto più difficile ovviamente. Insomma, bisogna un attimino farsi un quadro abbastanza approfondito della situazione e poi muoversi nel senso che è più adatto a te in quel momento lì, deciso per quel progetto lì. Rispetto alla tua esperienza, rispetto al tuo tempo libero, alle tue possibilità economiche, anche a prescindere dal crowdfunding stesso, nel senso che devi sempre magari avere un piccolo paracadute in caso che i soldi accumulati nel crowdfunding succede sempre non bastino, c'è l'imprevisto, c'è il problema da risolvere. Insomma, investire sulla propria attività è costoso in termini di tempo e di soldi, e soprattutto fatelo con pazienza. Non cercate la visibilità e la fama nei tempi brevi. Non siate frustrati se non funziona subito al primo tentativo. Ma abbiate la pazienza di costruire il vostro scheletro professionale nel corso del tempo, perché tanto voi dovete vivere un'intera vita facendo questo lavoro.